Di Stefano, prego, ne ha facoltà. È ora la volta del gruppo del Movimento 5 Stelle, a disposizione ancora 5 minuti. Frontex Plus, Mare Nostrum, Mos Maiorum, Ius Soli, Ius Sanguinis. No, non siamo tornati al liceo classico, siamo solo di fronte all'Europa menefreghista e a un governo, quello italiano, che non ha un briciolo di idee e di coraggio per affrontare con serietà il problema dei flussi migratori. Così, per confondere ancora di più idee ai cittadini, parlate latino. Ministro, parliamoci chiaro. Lei non ha idea di quello che sta succedendo. Le do anche una notizia. Mentre lei era qui, se non dimenticate di dirle, la sua agenzia probabilmente, che Gil Arias Fernandez, il direttore di Frontex, l'ha appena smentita, dicendo chiaramente che Mare Nostrum deve proseguire perché Frontex sarà soltanto di aiuto all'Italia. Ha detto un'altra menzogna, ministro, ha detto un'altra menzogna, dicendo che 19 paesi collaboreranno. Sono 8 i paesi e gli rinuncio anche: Finlandia, Spagna, Portogallo, Islanda, Olanda, Lettonia, Malta e Francia. Lei mente dentro quest'aula. Si dimetta, ministro, non è capace di coprire il suo ruolo. Partiamo da un concetto basilare. In questo Parlamento siamo tutti d'accordo sul fatto che i diritti umani e quindi le vite dei migranti vadano tutelati. Siamo tutti d'accordo che i flussi migratori siano un fenomeno naturale, ma su una cosa non saremo mai d'accordo: sulla vostra passiva schiavitù ai diktat europei. L'Europa, quell'entità sovranazionale che ci impone di accogliere a braccia aperte tutti, ci sanziona quando le cose vanno storte, però si rifugia dietro la Convenzione di Dublino quando urliamo la disperazione dei nostri cittadini, che dicono una cosa semplice: noi non siamo razzisti, ma l'Italia non ce la fa più. Ministro, saremo forse troppo romantici, ma per noi i nostri datori di lavoro restano i cittadini italiani e quindi le loro idee politiche sono le nostre idee politiche. Ministro, lei conosce la Convenzione di Dublino, ha appena dichiarato. Parliamo quindi di che cosa? Di quell'accordo malato che prevede che il primo paese che identifica il migrante debba poi gestirlo, sostenendone ovviamente costi amministrativi, legali, sociali, che questo comporta. Ora, basta aprire Google Maps per capire che per un paese come il nostro, porto dell'Europa, firmare un accordo così strutturato sia da pazzi. E chi sono questi pazzi allora che hanno acconsentito a questo accordo? 1990, Convenzione di Dublino, siglata dal governo Andreotti di Democrazia Cristiana. 2003, Convenzione di Dublino 2, siglata dal governo Berlusconi del PDL in coalizione con Lega Nord e Alleanza Nazionale, quindi destra o presunta tale. 2013, Convenzione di Dublino 3, siglata dal governo Letta del PD, quindi sinistra o presunta tale. PD e PDL, tanto per cambiare, ci troviamo davanti a questo siparietto del Partito Unico della Disgrazia. Ministro Affari, non ammette, a suo governo il governo Renzi brancola nel buio, ma noi non demordiamo. Siamo sognatori, così come è avvenuto anche per lo Sblocca Italia, del quale abbiamo presentato la nostra alternativa, ovvero l'Attiva Italia. Vi presentiamo oggi una lista di 7 cose che farebbe il Movimento 5 Stelle se fosse al governo. 7 proposte condivise dai cittadini. 1. Superamento della cosiddetta Convenzione di Dublino, un accordo che sfavorisce tutti. L'Italia, perché è il primo paese d'approdo, e i migranti che non hanno alcuna intenzione di trattenersi nel nostro paese. È risaputo infatti che i migranti si rechino nei paesi più ricchi come Germania e Svezia e frequentatissimi sono gli episodi di autolesionismo pur di non farsi identificare. Esseri umani disposti a bruciarsi le mani pur di non farsi identificare. Questo avete creato. 2. Iniziative nei confronti dei paesi di origine e di transito per contrastare le organizzazioni criminali che lucrano sul traffico di esseri umani. Il fenomeno degli scafisti è una delle cause del problema e le cronache recenti ci raccontano addirittura i tassisti del nord intenti a trafficare clandestini in Germania. Una misura efficace potrebbe essere la stipula di accordi bilaterali per il controllo delle tratte. 3. Istituzione di quote massime di migranti per paese, perfino la Democratica America ce le ha, definite sulla base di indici demografici ed economici, così da ottenere un'equa distribuzione tra gli stessi e favorire le logiche di ricongiungimento familiare, etnico, religioso e linguistico, fondamentali per una reale integrazione sociale. 4. Istituzione di punti di richiesta d'asilo finanziati dall'Europa, anche al di fuori del territorio europeo e in collaborazione con le Nazioni Unite, per permettere a chi ne ha diritto di raggiungere i paesi di accoglienza in modo sicuro e a noi di gestire le domande di protezione internazionale e di contenere il numero di flussi migratori indistinti.
5. Revisione di tutti i bandi interministeriali destinati alla prima accoglienza e alla gestione dei servizi connessi, con particolare riguardo ai criteri di spesa. Razionalizzate o bloccate i finanziamenti finché non avrete le idee chiare e magari a che ci siete, toglieteli dal controllo delle cooperative rosse come il consorzio Sisifo, già al centro di scandali come quello di Lampedusa, dove i migranti venivano denudati e lavati con l'idrante. Questa è opera vostra. 6. Trasferimento a Lampedusa degli uffici dell'agenzia Frontex e dell'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di coordinare meglio le operazioni di salvataggio e assistenza ai migranti. 7. Dulcis in fundo. Devi concludere. Concessione, ho finito Presidente, grazie. Concessione di beni e servizi per le famiglie italiane in difficoltà per evitare tensioni tra italiani e migranti. Un paese in crisi economica è meno tollerante e ricettivo. Occorre garantire agli italiani le condizioni di benessere necessarie affinché vivano al meglio le relazioni con i migranti. Ho finito, mancano un capoverso, no, Presidente. Il suo tempo è già scaduto, oltre va 30 bene, secondi. Allora, concluda. Concludo immediatamente. Vi abbiamo visto all'opera, caro Ministro, da vicino in questi due anni. Ora siamo certi, senza di voi potremmo realizzare i sogni di tanti italiani. Grazie. Noi siamo pronti a costruire mattone. Allora, chiede di intervenire.